tutti gli sport devono avere maggiore spazio e stiamo tentando di fare questo con l'amministrazione. Quindi è importante oggi ed è piacevole poter presentare un'applicazione che tratta di sport considerati minori, che in realtà hanno sempre maggiore diffusione. Una linea che l'assessorato sta prendendo è proprio questa. L'idea di incominciare a tentare, perché ovviamente ogni sport ha le sue esigenze, di considerare tutti gli sport sullo stesso piano. Dunque anche le arti marziali devono avere maggiore spazio. Spazio vuol dire possibilità di aiuto nell'organizzazione di eventi, possibilità di aiuto nel trovare luoghi fisici dove praticare, che possono essere palestre ma possono essere anche eventi all'aperto, visto che il concetto di città dello sport è questo, una città dove lo sport si possa vivere ovunque, in tranquillità, in condivisione e anche nel tentativo di far scoprire sport poco conosciuti oggi. Quindi in assessorato oggi ospitare questa piccola presentazione ha l'idea proprio di aprire maggiori canali su sport meno conosciuti. Secondo me la linea che l'assessorato sta seguendo può essere positiva, ci devono poi essere anche altri effetti, ossia la possibilità di vedere questi sport in azione, conoscerli, capire come possono aiutare a gestire meglio il proprio corpo e anche la propria le proprie pulsioni, perché l'obiettivo poi deve essere questo, e tentare di intervenire su tutti i raggi, sia sulla popolazione più giovane, sia su una popolazione più adulta, perché l'idea di continuare a fare sport sempre in realtà è utile per mantenere migliore lo stato sanitario di tutti i cittadini. Basta praticare qualche volta a settimana senza necessariamente diventare degli sportivi professionisti per migliorare la propria salute ma anche il proprio stato di benessere psicofisico. Quindi... Questo libro è un libro che ben si inquadra nella strategia attuale del Comune di Cagliari nel sponsorizzare diverse attività sportive, perché le arti marziali spesso hanno, anche se se ottengono grandi risultati soprattutto nell'ambito sardo, hanno spesso un ruolo diciamo minore o marginale, ma questo non per colpa spesso di chi magari dovrebbe sponsorizzarle. Spesso gli stessi istruttori, le stesse persone che dovrebbero che devono insegnare le nuove leve hanno pochi strumenti e tantissima passione. La passione nelle arti marziali non manca mai, ma mancano alle volte gli strumenti per raggiungere i più allievi, per far conoscere la propria attività, per far appassionare le persone e per farle introdurre un discorso in un percorso che alle volte cambia letteralmente la loro vita. Si parla di arti marziali talvolta come delle cose che possono salvarti la vita, e questo è vero, ma si dovrebbe parlare molto di più delle arti marziali come un percorso che può cambiare la vita delle persone, renderla migliore, persone più felici e meglio inserite nella società. In questo libro io presento 7 strategie che sono di fatto i 7 punti che avrei voluto sapere 20 anni fa quando ho iniziato a insegnare, che mi avrebbero letteralmente fatto risparmiare un sacco di tempo, molte fregature e anche tanti soldi. E le metto a disposizione dei miei colleghi perché per me la pratica delle arti marziali è qualcosa che veramente può fare la differenza. Gli sport hanno tutte le loro grandi caratteristiche educative, le arti marziali entrano in un contesto specifico che è quello del confronto con gli altri ma soprattutto con se stessi. Massimo sta lavorando adesso in un'associazione che è nata da poco, che si chiama Assanimo, che è un'associazione culturale che ben si sposa con lo spirito di questo libro, che è quello di sviluppare quelle che sono le competenze, diciamo, non formali legate attorno allo sport. Io nella vita faccio lo psicoterapeuta e mi occupo di disagio, di prevenzione, di temi che sono abbastanza seri. E spesso e volentieri lo sport diventa un meccanismo che serve proprio per prevenire alcuni indicatori di disagio, e lo sport
quello amatoriale è sicuramente una, questi che vengono chiamati tra virgolette sport minori sono una risorsa importante, in quanto nonostante siano sport considerati individuali, sono in realtà sport che sotto hanno un bisogno di socializzazione importante in una società come la nostra, che tende a essere individualista, ma poi alla fine le palestre si riempiono non tanto perché la gente vuole stare in forma o vuole dimagrire, ma perché ha bisogno di stare insieme. In questo senso il libro di Massimo è molto interessante, innanzitutto ha un taglio secondo me molto pragmatico e non banale, sarà la formazione israeliana che ha avuto comunque, è molto, va dritta al punto. La cosa importante è che tende a dare una professionalizzazione a quello che è un aspetto legato al tempo libero, che ha tanta passione ma ha bisogno e necessità di avere, come dire, di alzare il livello tecnico e di migliorare la capacità delle persone di gestire certi temi, in quanto socializzare è stare insieme, le relazioni fondamentalmente sono un tema importante, lo sport ne è un punto principale. La nostra associazione promuove anche molti sport minori, in particolare il jiu-jitsu brasiliano, noi veniamo dalla pratica di quella disciplina, e quest'anno abbiamo realizzato un camp importante, e in questo camp, al di là della disciplina, la parte importante era che le persone venivano per stare insieme e condividere esperienze.